Ciao a tutti amici, benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo video del canale GDA Channel One. Ok ragazzi, oggi torniamo a fare un po' dei nostri lavoretti del fai da te. Andremo a fare una sorta di mobiletto che potrà andare a contenere una serie di libri, 4-5 libri, insomma, giusto per dare una parte estetica, una parte intellettuale a un angolo della nostra casa. Ovviamente possiamo rimanere in tema sia industrial che in tema comunque può essere anche una cosa un po' etnica o comunque anche con materiale riciclato. Poi insomma andando a modificare i materiali possiamo insomma e tenere ovviamente la struttura possiamo veramente andare a modificare un po' di tutto. Comunque vedrete tutti i passaggi nel video e quindi tutte le modifiche che voi potreste andare a fare se volete andare a realizzare un lavoro di questo tipo. Ok ragazzi, come sempre vi invito ad andare a visitare tutti i social dove qua sotto in descrizione andrò a mettere i link per poter andare a visitare. Ed ovviamente vi invito ad andare a visitare la pagina GDA Greenhouse su Facebook dove andiamo a pubblicare tutti i lavori, insomma, che andiamo a fare durante la settimana. E ovviamente su Instagram dove andiamo a mettere anche lì, insomma, le foto delle istantanee che stiamo facendo, insomma, dei nostri lavori. Ok ragazzi, con questa intro mi fermo qua, buona visione. Ok amici, primo passaggio, andiamo subito perché a dire la verità li avevo anche già pronti, quindi sì, li ho dovuti un po' spuntare, ma insomma erano già qua. Ok ragazzi, 4 listelli da 80 cm di larghezza. Come vedete non sono tutti uguali, ma non fa una particolare differenza. Poi, come dico sempre, insomma, nel contesto finale, ragazzi, per quello che dobbiamo andare ovviamente a realizzare, non è un particolare problema. Ok? Bene. Allora, io adesso vado a dargli subito una pulitina, e poi andiamo a vedere il prossimo passaggio. Ok amici, abbiamo andati a realizzare i nostri 4 listelli per una lunghezza di 80 cm. Ora lo andremo a fare a una larghezza di 50, ok? Quindi facciamo così, una cosa di questo tipo, oppure ancora meglio, facciamo 50 meno lo spessore, cioè in questo caso siamo sui 6 cm, 50 meno 6, vado a realizzare 2 listelli da 44, 2 che poi diventano 4, amici, i passaggi poi alla fine, come potrete vedere, poi sono meno male sempre gli stessi, e anche in questo caso adesso vado a dare subito una levigata, e così insomma dopo li abbiamo già pronti. Ed ecco ragazzi, preparati i nostri 2 telai della larghezza di 50. Gli ho messo una puntina di colla che così intanto si attaccano per bene con un paio di viti e così procediamo. Bene, quindi abbiamo il nostro mobiletto da 80 per 50. Ora gli andiamo a dare la sua profondità, quindi il mobiletto andrà praticamente così. Okay. Adesso io non riesco a mettervelo tutto, farvelo vedere tutto nel video, però insomma questa sarà la sua larghezza. Come profondità andiamo direttamente a 40, ok? Quindi 40 meno i 2 spessori. Ok ragazzi, allora come vedete andiamo avanti con il nostro telaio che risulta sempre essere la stessa tipologia. Bene, allora sono andato a preparare i 4 listelli che adesso li vado opportunamente a pulire e poi direttamente a fissare. Allora amici, ecco completato il nostro telaio, ok? Allora, come vedete, sono andato a mettere praticamente questi listelli, quelli da 34, cioè quindi dalla profondità, 3 cm più in basso. Perché? Perché ovviamente se no sarei andato a incrociare le viti che entravano da quest'altra parte. Allora partiamo dal basso verso l'alto, quindi andiamo subito a fare una base qua sotto, ok? E andiamo a prendere, insomma, io adesso vado a vedere quello che ho più consono, quello che ho più insomma alla portata di mano. Questi no, cambiare.
mi piacciono. Oh, ho trovato la rimanenza di un vecchio pannello, ok? Oh, dai, insomma, io vado a tagliare le parti più brutte e poi io lo vado a incastrare lì sotto. Vai. Ed eccomi, ci realizzata la nostra prima base. Io ora gli vado a mettere 3-4 chiodini, giusto che stia ferma un po'. Poi insomma va bene, dai, direi che va bene. Tra l'altro fa un bel effetto perché, sai, sapendo, tra l'altro fa anche un bel effetto perché ovviamente essendo legno riciclato ha delle parti un po' più che risultano un po' più usurate di altre, quindi insomma quando vai a dare la levigatura dà veramente un bel effetto, sempre ovviamente a chi piace. Allora, cari amici, allora ulteriore ripiano a circa 15 centimetri dal, sono stato a 15 centimetri dalla parte sopra, ok? Quindi un ripiano abbastanza, cioè uno spazio abbastanza ristretto, ma proprio perché gli voglio dare questa tipologia di estetica, le misure sono molto fittizie, nel senso che chi ha varie comodità, insomma, può metterlo un po' all'altezza che più gli fa comodo, ok? Bene, allora adesso andiamo alla parte superiore. Io adesso ho cominciato con questi. Allora, amici, allora io ho trovato queste due vecchie ante, no, che avevo realizzato per un mobiletto che avevo fatto in casa. Io adesso non mi ricordo neanche se avevo fatto il video in passato, però vabbè, come vedete qui ci sono addirittura gli attacchi delle cerniere e qui c'è la parte centrale praticamente che andava a chiudere le due antine, ok? Allora, visto che la misura è quasi, va quasi bene, sapete che vi dico? Che io vado a utilizzare proprio queste due ante. Allora, sono andato a modificare, sono andato a fare i tagli per andare a mettere praticamente il nostro, ok, il nostro piano in misura. Ora lo vado a fissare, vado a mettergli un po' di colla qua in mezzo, che così si vedrà tutto bello che è attaccato. E poi andrò a verniciare, insomma, le parti che sono andato a fare il taglio. Ovviamente per fissarlo lo fisserò da sotto, che così insomma sul piano non andiamo a vedere le viti che vengono fuori. Ed ecco, amici, che siamo andati a realizzare il piano. Sono andato praticamente a modificare la misura e sono andato a dargli un colpo di vernice dove ho messo i tagli. Purtroppo non ho più il colore che avevo messo su sto legno, ne ho messo uno simile che va abbastanza bene, ma simile però non è uguale, ok? Bene, ok ragazzi, ora andiamo a fare praticamente l'ultima parte. Allora amici, con mobiletti di questo tipo possiamo andare a fare tutte le tipologie di cose che vogliamo fare. Vogliamo, non so, possiamo chiudere i bordi, qui davanti mettere una bella antina, mettere un cassetto e un'anta, mettere tre cassetti, possiamo mettere un'anta di qua, un'anta di qua, fare due scomparti. Insomma, in questo caso, nel momento che abbiamo realizzato la nostra struttura, amici, come vedete, che vi ho fatto vedere nei video precedenti, bene o male la struttura è sempre quella. Poi quando andiamo a fare le nostre coperture esterne, lì decidiamo poi cosa vogliamo fare. Cosa farò io invece in questo momento, giusto per darvi un'altra idea da poter andare a realizzare. Allora, andrò a prendere un listello, ok? E praticamente lo vado a mettere qua, ok? Poi andrò a tagliare un altro listello e lo andrò a posizionare qua. Ok, amici, allora tagliato questi due listelli, no? Che staranno poi all'interno di questa misura, no? Una cosa di questo tipo. Quindi abbiamo circa, guarda, sempre circa, sui 42 centimetri, no? Andiamo a tagliare dei listelli che stanno all'interno, praticamente vado a fare un rettangolo, una sorta di rettangolo. E questo rettangolo deve essere da esterno a esterno 42 centimetri.
Ottimo, ok ragazzi, questa sarà la sua posizione che lo andremo a mettere, ok? Ora andiamo, vabbè, poi lo dovrò mettere in squadro, andiamo a mettere una sorta di ghiera, cioè andiamo a prendere un po' degli steli e mettiamo 1, 2, 3, 4, ecco, nel mio caso io ne metto anche solo 4 che bastano e poi lo andremo a posizionare così, ok? Bene, vado a fare i tagli e a fissare. Ed ecco amici, completato opportunamente la nostra ghiera. Ora la andremo a posizionare praticamente in questo modo qua. Ok? Bene. Ora io praticamente vado a fare un foro di traverso qui, no? Che me la vada praticamente a prendere fino a sotto. Oppure possiamo mettere insomma un qualcosina qua sotto di nascosto e qualcosina di nascosto là sopra, insomma amici, indifferente, poi dopo attaccarla ci sono tanti modi. Io adesso provo ad andare a fare direttamente il foro qua che me la vado a prendere sotto. Si può anche solo incollare, però adesso dal momento che è pronta io adesso non riesco a mettermi qua a incollare e aspettare un paio di giorni, ok? Adesso la vado a fissare e poi andremo a vedere definitivamente il risultato finale. Amanti della lettura, il video si ferma qui. Ok, ragazzi, a parte gli scherzi, che poi tra l'altro a me piaceva tantissimo leggere quando ero giovane. Ok ragazzi, abbiamo con pochi passaggi abbiamo realizzato questo piccolo angolo di lettura. Possiamo togliere. E abbiamo fatto una ghiera sotto per mettere due o tre libri, un portalibri sulla parte bassa della nostra struttura, perché così non andiamo a mettere ad appoggiare i libri sulla parte alta, mentre la nostra parte alta con una bella bajoule e un bel insomma soprammobile andiamo praticamente a completare il nostro angolo. Ok ragazzi, come sempre, se il contenuto del video è stato di vostro gradimento, spolliciatelo in su, iscrivetevi al canale e pigiate sulla campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i lavori che andiamo a realizzare. Alessandra ovviamente leggerà i nostri libri. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!